Si vede che la stagione è iniziata bene e andrà ancora meglio. È ottimista il ministro del turismo Massimo Garavaglia che, uscendo dalla presentazione della seconda edizione della ricerca Comunicazione, Media e Turismo, andata in scena nell'Aula Maglia della Cattolica, commenta le previsioni per il comparto turistico. Un momento dunque per fare il punto sulla situazione del settore nel nostro paese in quello che dovrebbe essere l'anno del rilancio dopo i 27 mesi di pandemia. Questi due anni terribili hanno però avuto questo risvolto positivo, gli italiani hanno riscoperto l'Italia. C'è ancora tanto da fare, però si è già visto, questa bellissima ricerca lo ha evidenziato, un quinto degli italiani ha riscoperto l'Italia e è questo uno dei motivi per cui in questo anno di ripartenza noi abbiamo un dato molto positivo, perché sono tornati gli stranieri, però tanti italiani hanno deciso di rimanere in Italia. Ma ai danni fatti dalla pandemia, che ci si auspica possano essere alle spalle, oggi il nuovo fronte è quello dettato dal conflitto in Ucraina, con il turismo russo, abitualmente uno di quelli con la capacità di spesa più alta, che sarà completamente azzerato. Ma il tema non sembra toccare troppo il governo. I russi pesano il 2% del totale del fatturato turismo, e vabbè, ce ne faremo una ragione. L'importante è recuperare tutto il 98 e andare oltre. E siamo anche sotto questo aspetto abbastanza ottimisti, i numeri sono molto molto buoni. L'attenzione, ha aggiunto il ministro, si deve invece spostare su un target specifico, sia come popolazione che come modello, quello del turismo giovane e sostenibile, settori su cui però serve lavorare. Ovviamente i giovani sono il futuro, ma questo è chiarissimo, è evidente, è banale. Però noi dobbiamo guardare a quegli 800 milioni di millennials in giro per il mondo che almeno una volta nella vita verranno in Italia. Ecco, noi dobbiamo innanzitutto ascoltarli, capire quali sono le loro esigenze. È per questo motivo che abbiamo organizzato insieme all'UNWTO, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, proprio quest'anno, a fine giugno, a Sorrento, il Congresso Mondiale del Turismo Giovanile. E poi un'attenzione particolare appunto all'ambiente. Oggi i giovani scelgono la destinazione in base alla sostenibilità.